Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche agli ascoltatori del podcast. E siamo arrivati al processo, alla tappa numero 16. Anche oggi che tappa abbiamo visto? Quinta vittoria di Tadej Pogačar a questo Giro d'Italia. Follia cosa sta facendo questo corridore? E quanto sta andando forte. Ma prima di vedere tutto quello che è successo oggi, vi ricordo di lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. A voi non costa niente, è gratuito, ma per me è molto importante e può fare la differenza. Non vi rubo altro tempo, andiamo a vedere quello che è successo oggi. Alla partenza della tappa si doveva partire da Livigno e da Livigno si doveva passare subito dal Fuscagno. La strada che avevano fatto nella tappa di domenica per poi andare nella nuova cima Coppi che era l'Umbrail Pass. Ma il meteo non ha voluto far passare i corridori su questa strada, perché proprio oggi ha nevicato. Già a Livigno nevicava, non immagino sulle salite. Ci sarà stata la neve molto alta, quindi ovviamente era impraticabile, ma oltre ad essere impraticabile, non sarebbe stata una cosa molto umana, diciamo, farli correre perché le temperature erano sotto lo zero. Essendo in montagna è normale che si trovino queste temperature e giornate fredde è normale che ci siano in montagna e possono capitare, soprattutto a maggio, e quindi è capitata la giornata storta. Almeno ci siamo goduti l'arrivo di domenica sempre a Livigno. Per fortuna il tempo era molto bello. E ci sono state diverse polemiche anche all'interno dei corridori. In primis spiccano quelle di Ben O'Connor e Luke Plapp, non molto soddisfatti dell'organizzazione del Giro d'Italia, ma oltre a loro molti altri, e ci sta perché quando mi sono collegato alle 11 sul televisore, su Eurosport, non sapevo ancora cosa dovevano fare e dopo un po' la giuria ha deciso di farli partire non da Livigno perché ovviamente era impraticabile, anzi l'organizzazione voleva far fare i corridori almeno i primi chilometri con in piana Livigno giusto per farli fare, diciamo, una sfilata, però diciamo che non è il massimo partire con quelle temperature, farsi 10 km anche se sei in pianura e poi risalire nei bus per farsi un'ora di macchina per andare poi alla partenza ufficiale, perché magari se le squadre protezzate, le squadre World Tour hanno comunque il cambio, poi è tutto, non penso che tutti hanno questo lusso, ma oltre a quello, comunque, diciamocelo, è un bel sbattimento farsi 5 km, 10 km sotto la pioggia a 0 gradi per poi ricambiarsi, risalire in macchina e farsi un'ora di macchina, quindi giustamente i corridori non l'hanno voluto fare e alla fine non si è fatto. Da là poi si è deciso il chilometro zero, che era dopo tra Merano e Bolzano, e la tappa alla fine si è trasformata in una tappa da 120 km. E i primi chilometri erano tutti leggermente in discesa, quindi il freddo lo sentivano comunque. Detto questo, era la tappa dopo il giorno di riposo, seppur non era una tappa lunghissima, ha fatto dei danni. O meglio, si è visto che diversi corridori l'hanno subita. E forse piuttosto di avere una tappa lunga con tanto dislivello, anche una tappa corta più esplosiva con un finale bello duro perché gli ultimi 40 km comunque non erano piatti, ha comunque fatto la differenza e ha comunque fatto vedere le carte in tavola perché è uscito poi fuori il più forte e chi è il più forte? Tadej Pogačar. La cosa strana è che Pogačar non l'aveva messa nel mirino questa tappa, non gli interessava di andare a vincere anche questa tappa, lui voleva far andare la fuga. Infatti a inizio tappa è uscita fuori una fuga di quattro corridori dove all'interno c'era Andrea Piccolo che vi avevo nominato come mio favorito, difatti quando l'ho visto fuori ho detto oggi arriva, Julien Alaphilippe con una forma dei tempi migliori quasi, Julien Alaphilippe sembra tornato quello di quando ha vinto i campionati del mondo, Mirko Maestri che ormai sembra fare un'accoppiata assieme a Julien Alaphilippe e Davide Ballerini. Dietro però non c'era lui a tirare, c'era il team Movistar. E chissà cosa si aspettava perché hanno tenuto tutto il giorno la fuga controllata. È arrivato il momento che ci aspettavamo un attacco. Io mi aspettavo un attacco perché non puoi mettere la squadra a tirare se poi non attacchi. Si mette prima di tutto davanti Quintana, scatta Pelayo Sanchez. Mi aspettavo Rubio, ma Rubio non c'è stato, anzi ha leggermente rallentato. Sono tornati davanti poi Yuwa e hanno fatto un ritmo tranquillo e Rubio poi si è rimesso dietro. Poi nell'ultima salita addirittura ha perso contatto, quindi non so cosa si aspettavano quelli della Movistar, ma questa è un'altra storia e ci sta perché comunque oggi era una tappa
che il tempo era brutto, il tempo era freddo, dopo il giorno di recupero magari si sentiva bene inizio tappa e ha fatto tirare la squadra e poi è esploso, è detonato completamente. E oltre a lui però ci ha fatto vedere una quasi esplosione Romain Bardet, che comunque non ve l'ho nominato, l'altro giorno ha fatto una bella azione, è arrivato quarto nell'arrivo del Foscagno, è comunque si è piazzato bene adesso in classifica, seppur a inizio giro ha perso diversi minuti per vari motivi e si è staccato nell'ultima salita, poi prima dell'arrivo, che c'era questa salita da 2 chilometri, c'era un piccolo risciacquo e in quel momento l'UAE sembrava che Pogacar avesse detto a Maika di andare tranquillo, che non gli interessava l'arrivo di giornata. Davanti, nel mentre, diciamo, i principali fuggitivi erano stati ripresi, era rimasto solo Julien Alaphilippe, che era stato ripreso da Costiu che si è visto diverse volte in questo Giro d'Italia del Team Arkea, Pellizzari della Bardiani che sta facendo un grandissimo Giro d'Italia e Scaroni della Stana che anche lui sta facendo un grande Giro d'Italia. E allora, una cosa che ho notato di Pellizzari che va molto forte perché poi è arrivato secondo, bellissima gara, bellissimo il gesto di Pogacar che dopo l'arrivo gli ha donato i suoi occhiali e gli ha dato una maglia rosa, quindi bellissima questa cosa da vedere. Pellizzari per il futuro promette molto bene e lo danno alla Borans Grove per il prossimo anno, anzi Red Bull Bora dal prossimo anno, quindi si presume una bella crescita per lui. Va in un team, secondo me, il migliore che poteva trovare, perché da adesso che entra Red Bull nel ciclismo le cose cambieranno, soprattutto per quella squadra che avrà un budget più alto di tutti, forse anche più alto dell'UE, ma più avanti ne andremo a parlare anche di questo. E quindi Pellizzari per il futuro ci fa sognare per le corsa tappe, potrebbe essere l'uomo che aspettavamo da tanto. Comunque vi stavo raccontando che c'era l'UE davanti, non sembrava neanche che voleva fare un ritmo tanto forte, si è messo davanti Maika al suo passo, c'era dietro di lui Pogacar, non l'ho mai visto scattare così tranquillo, anzi non ho mai visto un scatto di questo genere che fa poi così tanta selezione, e dietro uno dietro l'altro hanno perso contatto, si è messo davanti quindi Maika, si è spostato, è andato davanti Pogacar, non si è neanche alzato in piedi, e uno dietro l'altro poi si sono staccati. Vi avevo detto prima di Bardet che era andato in crisi, poi è più o meno rientrato, oltre a lui anche Ben O'Connor ha fatto un bel po' di fatica, ma è comunque rimasto là e ha limitato i danni, e anche Geraint Thomas ha perso all'incirca 30 secondi da Daniel Martinez, quindi dalla seconda è ripassato alla terza posizione, e anche oggi quindi è stata una bellissima tappa. E con questo vi ho raccontato, diciamo, tutto quello che è successo oggi. Volevo aprire un piccolo disclaimer per quelli che commentano che Pogacar è l'Armstrong dei nostri tempi, che se questo sport non vi piace potete iniziare a guardare anche altri sport, tipo il cricket, tipo lo snooker, che se le emozioni del ciclismo non vi piacciono magari lo snooker può fare per voi. Non mi dilungo molto perché non vorrei affrontare questo argomento, e se volete commentare però ve lo lascio comunque fare perché è una cosa che piace all'algoritmo di YouTube. E detto questo, andiamo a vedere però la tappa di domani, la tappa numero 17, che non è piatta, tappa ancora molto interessante, che è la Selva di Val Gardena, passo Brocon, 159 km per 4200 metri di dislivello. Si affronterà alla fine per due volte il passo Brocon e domani penso che sia proprio una tappa da fughe. Non penso che Pogacar voglia ancora vincere, voglia far domani la sua sesta vittoria in questo Giro d'Italia. Penso che si vorrà leggermente riposare, vorrà far riposare la squadra per la tappa di sabato. E domani quindi mi aspetto una fuga. E se vogliamo andare a vedere i favoriti ce ne sono tanti, perché se parliamo di fughe, di uomini interessanti ne escono fuori tanti, tipo anche quelli di oggi, insomma, saranno dei nomi che domani vedremo sicuramente, tipo Costiu, tipo Alaphilippe, tipo Scaroni. Io in realtà il mio favorito domani, se devo dirvi un nome, solo uno per la fuga, vi direi domani Nicola Conci, è trentino, penso che quelle strade già le conosca e sta dimostrando una gran bella forma. Se c'è la fuga, occhio a Nicola Conci. E sono curioso anche a vedere domani se c'è qualche uomo di classifica che prima di tutto si prova ad infilare nella fuga di bidone, se ci sarà una fuga bidone, e seconda cosa, se qualche uomo di classifica domani perderà contatto e perderà diverso tempo per la classifica generale, tipo Romain Bardet, non lo vedo benissimo. Vediamo domani come si comporta, perché è un po' imprevedibile il corridore francese. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi, non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. E io vi saluto e ci vediamo
Alla prossima!